non vedrà tutta la partita e la sirena richiama i giocatori in campo per l'inizio del terzo quarto sul punteggio di 40-35. Qui alla palestra della Scuola Marconi di Trapani, campo si appresta ad effettuare la rimessa per Maltese. Un Cefalù che deve capitalizzare maggiormente tutto quello che fa durante la partita. È un Trapani che deve assolutamente difendere con la grinta e con la intensità per rimanere in gara contro la capolista che ha 24 punti. Gira la palla sotto canestro, arriva sotto canestro a Pevederasi che viene difeso bene, intercettato da Felice che scappa in contropiede e Genco dall'arco dei 3 punti tira, prende il rimbalzo offensivo, campo e fa arrabbiare Massimo Fiasconaro che urla come un forsennato ben consapevole che un inizio bello deciso del terzo quarto è importante per la sua squadra. Campo uno contro uno contro Gallo, serve in angolo Poma che finta fa saltare Lombardo e realizza da 3, portando a 38 i punti della sua squadra. 38-40, 8 minuti e 46 secondi alla fine del terzo quarto. Si libera bene Terrasi in area che quando è servito Terrasi è micidiale. E in attacco ancora il 18 Felice per il Trapani in posta sul perimetro maltese, non se la sentirà, preferisce la penetrazione, batte Gallo uno contro uno e va a realizzare una maggiore presenza del Cefalù se vuole fare sua questa partita è d'obbligo. Di nuovo schema ormai collaudato, palla sotto per Peppe Terrasi, immarcabile quest'oggi sotto le plance per il povero Peppe Grasso, sono altri 2 punti, 44-40 per il Cefalù. Penetrazione di campo che scarica per Genco, ma intercettato da Mumuni che scappa subito in contropiede e sappiamo come vanno a finire le penetrazioni di Willy Mumuni con un fallo subito da parte di Poma. Si è appresa a tirare i tiri liberi Willy Mumuni. Noi approfittiamo di questo time out chiamato da Fiasconaro. Diciamo che Mumuni ha finito il girone di andata al terzo posto come miglior realizzatore di questo girone con 22,6 punti di media a partita, ma al quinto posto c'è Terrasi con 19,10, quindi a 20 punti di media partita, ma Peppe Terrasi questa sera sicuramente alla fine realizzerà molto più di 20 punti. È una presenza in attacco e la squadra sta cercando di servirlo per mettere in difficoltà con i suoi 2 metri e 4 la difesa del Trapani che ha giocatori in pivot molto più bassi. Gli arbitri richiamano in campo i giocatori del Trapani. 40-44 è il punteggio, a 7 minuti e 50 dalla fine del terzo quarto. E dai liberi sicuramente Willy, sì, che ha subito il fallo nella precedente penetrazione. Diciamo che domenica scorsa il Trapani ha ottenuto una bella vittoria, come dicevamo, a Messina 90-70. La squadra di Peppe Grasso è in salute ed è una vera e propria forza di questo campionato. Willy Mumuni realizza il primo e realizza anche il secondo, 46-40. A 7 minuti e 50 dalla fine.
Maltese in posta per la sua squadra, si libera Genco su un blocco ma non viene servito, ora è servito da Poma, campo uno contro uno con, contro Gallo, viene fermato Felice al centro dell'area, buona penetrazione, Marsala prende il rimbalzo e Lombardo in posta di nuovo per il Cefalù, al centro dell'area taglia Peppe Terrasi e realizza, ben servito da Carlos Galla, 8 punti è il vantaggio del Cefalù sul Trapani, ed ora Massimo vuole il massimo impegno da parte dei suoi, buonissima la penetrazione velocissima di mano di Poma che realizza e porta a 6 distacco della sua squadra dal Cefalù, mentre blocco movimento è chiamato a Carlos Gallo e quindi è fallo in attacco, perde palla Cefalù e di nuovo si riporta in attacco il Trapani sul punteggio di 48 a 42 per il Cefalù a 6 minuti scarsi e 56 secondi, scarsi 7 minuti alla fine del terzo quarto. Sale Genco per ricevere palla ma è Poma che lo riceve in posizione bassa, Felice dal tiro del 3 libero, tira ma sbaglia, prende palla Lombardo e scappa in contropiede che realizzi. I giocatori chiedono un pass che forse non c'era di Terrasi. Di nuovo 8 punti il vantaggio del Cefalù che ora recupera palla con Willy Mumuni, Lombardo di nuovo a impostare per la sua squadra che serve Terrasi, implacabile Terrasi sotto canestro, è implacabile ed immarcabile per questo Trapani. Forse Peppe dovrebbe studiare qualcosa di diverso per la sua squadra. Sono 10 ora i punti di vantaggio da parte del Cefalù. Uno contro uno di campo con contro Gallo. Felice prende palla ma la scarica. 2 secondi, un secondo tiro di Poma da 3 ma sbaglia. Tiro più per lo scadere che perché lui l'avesse voluto. Non si avvede. Avvede Lombardo dell'intervento di un difensore in attacco, il numero 10 Genco sbaglia, prende il suo rimbalzo e fa canestro eludendo la difesa del Cefalù, mentre si arrabbia tantissimo Fiasconaro. Ecco Mumuni al centro dell'area che si libera ma subisce fallo dal bravissimo campo, il numero 24, quindi Fiasconaro fa sentire la sua voce e questa volta se la prende anche con Peppe Terrasi. Willy aspetta la palla per i suoi liberi, Maltese discute con Grasso sull'impostazione dell'attacco e Carlos Gallo confabula con Angelo Lombardo sulle prossime azioni offensive. Sbaglia il primo libero Willy Mumuni. Sono 8 i punti che separano le due squadre a 5 minuti e 18 dalla fine del terzo quarto, 52-44 per il Cefalù qui a Trapani. Sbaglia anche il secondo. È veramente raro vedere Willy sbagliare tutti e due i personali. Castiglione si è visto poco in questa partita, il numero 7 di Trapani. Sbaglia il passaggio su Poma, come lo sbaglia pure Lombardo per Terrasi in contropiede. Un lungo in corsa è difficile servirlo così. Fa prendere un attimo fiato a Lombardo Fiasconaro e lo sostituisce con bravissimo Fabrizio Cefalù, un po' nervoso più che altro con se stesso. Lombardo dà un calcio a una bottiglia d'acqua mentre Fabrizio Cefalù difende forte su Maltese. Castiglione cerca di impostare per la sua squadra, campo uno contro uno contro Gallo ma questa volta è ben marcato e sbaglia. Terrasi in contropiede viene servito, ma ripeto, i lunghi contropiede è sempre un pericolo servirli, infatti l'arbitro ravvede un'infrazione di passi.
i lunghi in velocità è difficile che possano mettere bene la palla a terra. Uno contro uno di Poma su Terrasi, ma commette fallo su Terrasi, su Poma scusi, il numero Marsala, il numero 12, è forse il primo fallo. Rimessa, non sono due tiri liberi in quanto il giocatore ha passato la palla. Si appresta la rimessa a Castiglione, buona la difesa di Cefalù su Maltese, ora prende il blocco e va uno contro uno Maltese, subisce fallo di Fabrizio Cefalù sulla penetrazione dal fondo. Terzo fallo di Fabrizio Cefalù in questa partita. 44-52 a 4 minuti e 29 secondi dalla fine del terzo quarto. Ecco Maltese che scarica per perde palla il numero 24 e lanciato in contropiede Carlos Gallo, che però subisce fallo questa volta non rilevato dagli arbitri che assegnano solo una rimessa. Campo aveva perso palla prima e subito in contropiede Carlos Gallo sotto canestro cercato di tirare, ma aveva subito un fallo. Esce proprio Campo ed entra il numero 14 Montalto al suo posto. Rimessa di Willy, si libera Marsala e scarica per Cefalù che trova libero Willy sull'arco di tre punti ma sbaglia. 44-52 rimane il punteggio. Palla per Genco che tenta l'uno contro uno per battere Willy. Carlos aiuta sul blocco ricevuto da Poma. Questo Maltese è praticamente immarcabile in penetrazione, penetra tutte le volte che vuole, ma il 14 Montalto commette fallo su Mumuni e centrocampo. Centrocampo ed è il secondo fallo per il pivot trapanese. Chiama lo schema 2 offensivo Willy. Sulla rimessa, pallone per Marsala, poi per Fabrizio Cefalù che supera Maltese, ridà la palla a Marsala, Willy di nuovo sul perimetro da 3 libero, ma quest'oggi il tiro da 3 non è l'arma prefortunata di Willy. Subisce fallo Genco da Willy, esagerando un poco forse, e infatti sorride un poco Mumuni per l'eccessiva sceneggiata del numero 10, ma forse ha perso l'equilibrio. Maltese di nuovo uno contro uno contro Fabrizio Buscemi ed è veramente un giocatore immarcabile questo 12 che decide di penetrare e penetra tutte le volte che vuole. 46-52 a 3 minuti e 13 dalla fine. Cefalù si sta ecco Willy ha voluto e l'ha cercato e l'ha preteso questo tiro da 3 mezzo metro oltre la linea dei tre punti e ha realizzato. Quindi 46-55 per il Cefalù. Subisce fallo Poma, si appresta a tirare due tiri liberi proprio per che Cefalù ormai ha raggiunto il bonus dei falli. Esce Carlos Gallo e giustamente Fiasconaro se lo vuole conservare per un eventuale finale arroventato. Entra il capitano da un'esperienza ad un'altra, diciamo, Carmelo Monaco. Poma dalla lunetta realizza e permette a questo Trapani di essere sempre lì a un distacco non maggiore delle due lunghezze. Sbaglia il secondo e questo è un errore che non si deve concedere, del rimbalzo offensivo su tiro libero alla squadra avversaria. Prende il rimbalzo Castiglione, penetra ora dal centro ma viene stoppata da Terrasi.
Palloni vaganti finiscono nelle mani di Maltese, che poi realizza dopo una splendida penetrazione. Si alza dalla panchina arrabbiatissimo Carlos Gallo e Fiasconaro per queste palle vaganti, palle che potevano essere del Cefalù, invece hanno concesso la potenzialità di 3 punti alla squadra del Trapani. Infatti Maltese realizza anche supplementare aggiuntivo. Ora Cefalù penetra e subisce fallo da Castiglione, ma il Trapani non ha ancora raggiunto il bonus e quindi è semplice rimessa laterale. 50-55 il punteggio a 2 minuti e 30 dalla fine del terzo quarto. Questo Trapani che Cefalù non riesce a staccare con un vantaggio a doppie cifre. Di nuovo la palla a Willy Mumuni, che scarica nell'angolo per Terrazzi, che nel tentativo di finire Monaco perde palla, e ora Monaco commette fallo sulla penetrazione di Castiglione, e quindi pronto per 2 liberi il numero 7 Castiglione, che sta mettendo a disposizione del Trapani tutta la sua esperienza. È certamente qualcosa di buono in questi terzo quarto, sta veramente realizzando, infuriato a dir poco Fiasconaro con la sua squadra. Un po' più calmo la tempra è il momento per ora di Peppe Grasso. I giocatori cercano di trovare la concentrazione per affrontare questi ultimi minuti del terzo quarto al meglio. Il Cefalù, ripetiamo, è dopo la 13ª giornata, cioè dopo 13 giornate in testa a questo campionato con 24 punti, seguito dal Mazara con 20 e dal Aquila, Nuova Aquila di Palermo, sempre a 20, quindi 24-20-20. Cefalù praticamente non ha mai perso una partita in questo campionato. E non possiamo dire nella stagione, perché in Coppa Italia ha subito 2 sconfitte. Si appresta a tirare 2 liberi Ciccio Castiglione per il Trapani, il punteggio è 55-50, 2 minuti e 13 dalla fine. Diciamo che il Cefalù ha subito 682 punti in 13 partite e ne ha realizzati 1010, cioè ha realizzato molti punti rispetto alle altre. Mentre il Palermo guida la classifica per i punti subiti, nel senso che ne ha subiti solo 614. Di nuovo in attacco il Cefalù con Fabrizio, che cerca una penetrazione, subisce fallo e realizza in area un bellissimo canestro, perché nonostante aver subito il fallo in area non ha perso l'equilibrio e ha realizzato. Ecco che Mumuni chiama piccolo time out in campo tutti i suoi compagni, perché dall'alto della sua esperienza e dall'alto della leadership riconosciuta dei suoi compagni dà delle indicazioni utili per la squadra. Si butta al rimbalzo Mumoni, recupera un pallone e serve Terrasi, che lo segue al centro dell'area, realizza 59-51. 4 punti in un amen per Cefalù, che 59, punteggio giusto, sbaglia Castiglione. Ecco in contropiede Mumuni servito da Fabrizio, che cerca una penetrazione delle sue e la realizza. 61-51, Cefalù si porta su 10 lunghezze, invita ora alla difesa il buon Fiasconaro, la sua squadra, ma prende palla Castiglione perché è lasciato libero da Carmelo Marsala, che era andato in aiuto sulle solite penetrazioni di Maltese,
e quindi poi Castiglione prende il suo rimbalzo che aveva sbagliato da sotto, ma subisce fallo nel successivo tiro. Quindi di nuovo dalla lunetta Castiglione, 51-61, 1 minuto e 21 dalla fine del terzo quarto. Ricordiamo sempre i nostri sponsor, realizza il primo Castiglione, i nostri sponsor Danna, Maschenada e Arcangelo Cipriano Macelleria. Rimbalzo sul tiro sbagliato, un tiro libero sbagliato di Castiglione di Mumuni, che passa a Fabrizio che tira ma sbaglia, prende il rimbalzo Gengo, si porta in attacco, difesa forte del Cefalù in questo frangente. Dall'angolo il numero 14 che realizza una bomba da tre, riaccorcia questa infinita partita per quanto riguarda il punteggio, è Montalto che realizza da tre. Ora palla Mumuni che cerca di liberarsi del suo uomo, passa Marsala che però, no, Fabrizio Cefalù che nel tentativo di penetrare dal fondo perde palla. E ora Poma sull'arco del tiro da tre, Mattese tenta fin dal tiro e va uno contro uno. Praticamente questo Mattese penetra tutte le volte che vuole e realizza. È veramente un bravissimo giocatore. Difende forte su Willy Mattese, ora Castiglione in aiuto, Fabrizio da solo, Willy sul perimetro, penetrazione uno contro uno. Forse c'era un fallo ma non rilevato dagli arbitri, stoppata, Mattese di nuovo in contropiede per Gengo che allo scadere sbaglia. Buona la reazione dei ragazzi di Peppe Grasso, buona la reazione di questo Trapani che non si arrende mai. Quando Cefalù sembrava di staccare questa squadra e si era portata a 10 punti, c'è stato un momento di rilassatezza da parte del Cefalù e subito si è inserita la grinta, è subito uscita fuori la forza, la determinazione di questi ragazzi trapanesi che non sicuramente daranno filo da torcere a questa squadra capolista, la capolista Cefalù nell'ultimo quarto. 56-61 dopo 30 minuti di gioco, partita equilibrata annunciata e partita equilibrata è stata. Piccola pausa. Per...